Guido Molinaroli e Lino Volpe, quant'è la soddisfazione in questo momento? Per me è molta, perché Macerata è campione d'Italia, perché Macerata è fortissima, e quindi molta. E poi a questo punto mi divertirò sia a Osimo sabato che mercoledì qui, quindi a livello personale sono goduto. Presidente, l'abbiamo vista saltare in mezzo al campo a festeggiare con i suoi ragazzi, col suo tecnico. Sì, anche perché c'era ormai il timore di un tie break, e calcolando che circa 7-8 mesi che non vinciamo un tie break, la cosa mi agitava un pochettino, no? Però poi abbiamo avuto un super vettore e adesso siamo qua e ho capito che è meglio vincere che perdere, si è più contenti. Andare 2-0 sarebbe stato quasi letale per Piacenza, no? Quindi sarebbe stato poi difficilissimo. Dopo il primo set probabilmente avrete temuto un 2-0. Io sono quello che ne capisce decisamente di meno rispetto a Guido, e nella mia ignoranza, ma sono competente di numeri e statistiche, ho pensato questo: se giocando male, è un eufemismo, abbiamo fatto 17 punti, noi possiamo giocare soltanto meglio e ce la giocheremo fino alla fine, e così è stato, insomma. Presidente, una vittoria frutto anche e soprattutto della panchina, l'ingresso di Corvetta con due difese strepitose, l'ingresso di Vettore che è stato immarcabile. Infatti poi gli ho chiesto a Comodi, non avevo capito una mazza su quel cambio lì, ho avuto una bella Fodera, si può dire, no? Fodera va bene, la passa. Bravo anche Monti. Bravo anche Monti, sai, come vediamo poi le partite sono appese delle occasioni, quei salvataggi di Corvetta e un paio di Simon sono stati determinanti per farci vincere il set. Adesso però non è finita, perché si è solo sull'1-1, bisogna andare a Osimo, che gara 3 si aspetta? Mi aspetto una gara combattuta in cui spero che vada bene, ma in ogni caso avremo delle carte da giocarci nuovamente qui il mercoledì successivo, e poi vediamo, insomma. Però la squadra c'è, convinta, io sono non sono ottimista, sono fiducioso. Presidente Molinaroli? Ma cos'è questo? Mi sembra le Iene. Cosa devo dire? Se sono fiducioso? Beh, è chiaro che il weekend è molto più tranquillo ora che se fossimo sotto di 2-0, quindi no, anche la parte turistica ha la sua importanza. Quindi io dicevo che se andavamo sull'1-1, non dico che era in discesa, ma eravamo leggermente in vantaggio noi. Oggi abbiamo vinto, penso, alla grande. Se non ci fosse stato quel blackout di 5-6 punti che abbiamo subito, forse vincevamo tranquillamente anche il quarto set. Quindi vediamo. Loro hanno il vantaggio che sono un pochettino più giovani e forse recuperano un po' prima, no, ma i nostri, fossimo parità, siamo più buoni.